quanto pare forse i preparativi sono quasi finiti. Ancora non me l'hanno data. È grazie che me devo incazzare, gà. È per me! Levatevi un po'! Levatevi un po'! Mamma! No! Levati dalla mia minimoto, mamma! Levate! Ma è stupenda! È una bomba! Ora la devo provare. Papà, papà, grazie! Guardate che bomba! Ditemi nei commenti se vi piace. Arriva sui 300 km orari! Come cazzo e benvenuti a Bomba in questo nuovo video della GTA 5 mod vita reale da bambino con il nostro Screa, grande bomba richiesta di tutti, Ronaldo Junior. Capirete ragazzi ormai che novità. Ronaldo Junior è sempre tra di noi, è sempre nei nostri pensieri. Chi è che non ha Ronaldo Junior tra i pensieri? Dai, siate sinceri, scrivetemelo nei commenti. Ditemi Omega, io Ronaldo Junior lo penso sempre, quindi ragazzi, dai, come fate a non dire che non volete Ronaldo Junior, non è tra i vostri pensieri? È il bambino più bello del mondo, a bomba. Per cui ho seguito i vostri consigli e in questo video Ronaldo Junior finalmente sarà accontentato. Dopo quello che è successo nello scorso video, dove Ronaldo Junior ha preso impazzito, ha buttato tutto via. Voi mi avete detto finalmente Omega, compriamogli sta benedetta minimoto, così ragazzi ha la sua minimoto personalizzata e non dovrebbe più rompere a nessuno. Esatto. Prima di passare al video ragazzi, velocemente voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto Arsenal564 che mi scrive: grande come sempre Real Anthony, bella così, grande zio, è sempre a bomba. Saluto anche Mickey Metal Flex che mi scrive: fai troppo ridere, sei il mio preferito. E ovviamente si sa ragazzi che io sono il capo di tutti voi che siete i pagliacci, quindi non è che faccio ridere più di tutti. Quindi iscrivetemi a un corso di, non so, di recitazione, una cosa del genere. Comunque, ciao Miki, è sempre bomba! Ti saluto, zio! Mentre se anche voi ragazzi vedeste salutati da me in tutti i prossimi video, ricordatevi di venirmi a seguire su Instagram, che lo trovate qui in descrizione. In questo modo avrete la possibilità tutti quanti di essere salutati da me, parlare con me in direct e fare sdrogo, che è la cosa più importante, quindi vi aspetto. Bene, 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 ragazzi. Allora, vediamo un po' che cosa succederà in questo video. Allora, siamo a casa nostra, siamo il nostro Ronaldo e come vedete siamo con Samantha. Come vi ho anche detto, sapete che Ronaldo Junior ha praticamente distrutto e devastato la Ferrari Supreme, quindi la Ferrari con la stessa colorazione che vedete qui di Samantha, che le avevo regalato proprio perché ragazzi io e lei non ci vedevamo da anni e ora appunto siamo tornati insieme. Però ragazzi, il problema è che Ronaldo Junior l'ha devastata e ha fatto grandi danni. Adesso stavo parlando appunto con Samantha e stavamo insomma programmando di andare al Premier Deluxe Motorsport, sia per vedere come procedono le riparazioni della Ferrari Suprema che Ronaldo Junior ha devastato, sia per fare una sorpresa a Ronaldo Junior e finalmente dargli questa benedetta minimoto, così ragazzi finalmente le storie finiscono. Quindi Samantha, se ci sei, andiamo, tanto in casa non rimane nessuno, ci sono le guardie. Ci andiamo a vedere al Premier Deluxe Motorsport la situazione, vediamo se si può avere appunto la minimoto da Ronaldo Junior, così finalmente si placano le acque. Bene ragazzi, allora ce lo dice pure Samantha. Prima di iniziare il video un bel like a bomba, mi raccomando se ancora non l'avete messo, e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, per non perdere tutti gli altri video della vita reale da calciatore con Ronaldo e Ronaldo Junior. Ragazzi, la cosa diciamo buona, fortunata, che ci dà un briciolo di speranza è che la macchina, quella lì, la Ferrari, quel prototipo Supreme che le avevo regalato appunto a Samantha, era un prototipo, appunto, essendo un prototipo, era molto più resistente rispetto alle altre macchine, anche se l'altro genere l'ha completamente spaccata. Infatti questa qui che abbiamo ragazzi, che stiamo guidando, non è un prototipo ed è molto molto sensibile, però Simon ragazzi è riuscito a diciamo nascondere quei graffi, quelle ammaccature, ed è sembra infatti come nuova questa qui, perché anche Ronaldo Junior su questa qui ragazzi le ha veramente poverine devastate le auto. Quindi essendo mio figlio non posso farci niente, non possiamo farci niente, crescerà prima o poi, penso. Non ci resta altro che capire se la Ferrari si può aggiustare e se la minimoto di Ronaldo Junior è ok, sì, non so se riesce a farmela entro oggi, perché io ho chiesto specificamente
Specificatamente, mamma mia ragazzi, che parolone! Ho chiesto specificatamente a Simon se riuscisse a farmela oggi, perché Ronaldo Junior è incontenibile, ragazzi. Quando gli abbiamo promesso la mini moto e non gliel'abbiamo data, si è davvero incazzato. Quindi andiamo a dare un'occhiata e vediamo. Vediamo un po', ragazzi, che cosa succede qui. Allora, qui c'è il signor Simon. Una cosa importante è che gli avevo detto di cercare, come ho detto, di finirla per oggi, e a quanto pare forse i preparativi sono quasi finiti. Ho dato appuntamento a Ronaldo Junior qui, ragazzi, a luna, così poi torniamo a casa, mangiamo e poi vabbè, insomma, le solite cose. Simon, buongiorno, volevo dirti che ci abbiamo mezz'ora, riusciamo a finire in mezz'ora? Simon dice che non lo sa, possiamo provarci. Allora, tra un po' arriverà Ronaldo Junior, ragazzi, quindi mi raccomando, guardate. Come ben vedete sulla mini moto di Ronaldo Junior si iniziano già a intravedere alcuni simboli, che sono gli stessi simboli anche che sta sulla mia Lamborghini che sta fuori e su quella povera Ferrari devastata che sta lì. Insomma, ragazzi, vedete quei simbolini lì? Sì, adesso un po' di tempo, non so, spero ce la faccio di mezz'ora, riusciranno a fare tutto. Quindi tra un po' arriverà Ronaldo Junior, vite cazzata, ci sarà uno switch importante perché saremo Ronaldo Junior e speriamo che riescano a finirla in tempo. Già, speriamo. Saremo Ronaldo Junior scazza brutto. Qua mi aveva detto di farmi trovare al Premier Deluxe Motorsport perché saremmo dovuti tornare a casa, dato che dovevano passare per i danni che ho combinato alla Lamborghini Supreme, no scusate, alla Ferrari, insomma non ci sto capendo più niente con tutte queste cose. Però ragazzi, mi sembra giusto. Loro hanno la Ferrari, la Lamborghini. Io avevo chiesto una mini moto a papà, ancora non me l'hanno data. E grazie che me devo incazzare, gà. Porca miseria, quante volte glielo dovevo dire a papà. Quindi sì, ora ci andremo a casa deluso, perché non mi danno mai niente. Già, che schifo. Mamma mia ragazzi, non pensavo che fosse messa così male la Ferrari. Beh papà, che dici? Torniamo a casa, io sono venuto qui apposta. Oh, cos'è sta cosa? Oddio, papà? Ma è mia? È per me? Il signor Simon sta dicendo che... Sì, è per me! Levatevi un po'! Mamma! No! Levati dalla mia mini moto, mamma! Levate! Scusa! Oddio, ragazzi, ma è stupenda! È una bomba! Guardate, esattamente della stessa colorazione dell'auto della mamma e del papà! Oddio, che bomba, ragazzi! Me l'ha fatta pure targare Ronaldo? No, la devo provare. Papà, grazie, papà. Oddio, la mamma si è incazzata. Dice che non devo avere ste reazioni. E mamma, però non mi picchiare, scusa, mamma, scusa. Non faccio più, scusa. Papà, sei un grande, grazie. Vabbè, ci vediamo a casa. La vado subito a provare prima che la mamma si incazza. Grazie, signor Simon, grazie. Ok, ragazzi, dobbiamo assolutamente provarla. Guardate che bomba. Ditemi nei commenti se vi piace la nuova mini moto del nostro Ronaldo Junior. Poi, vabbè, ovviamente in prima persona, ragazzi, è tutt'altro. Cioè, sembra che stiamo guidando, non so, oddio, che sono gli occhi di Ronaldo Junior fuori dalle orbite, oh mio Dio, ragazzi, non posso crederci, è la moto più bella che ci potesse regalare papà. Allora, dobbiamo assolutamente provarla. Oh mio Dio, guardate, Ronaldo Junior guida con una mano, attenzione, che professionista. Da quanto tempo non prende la mini moto? Ronaldo Junior, però devi rispettare i segnali stradali, non andare così veloce. Oddio, ragazzi, Ronaldo Junior, non andare così veloce. Sì che dobbiamo testarla, dobbiamo vedere su strada come va l'auto, scusate, la mini moto, e vedere anche un po' come va. Fatemi sapere nei commenti se finalmente siete contenti per questo regalo che abbiamo fatto a Ronaldo Junior, così non ci scassa più le palle. Ok, direi che ci siamo, anche se non possiamo guidare su queste strade. Papà ha detto di andare piano, ragazzi, stiamo per vedere la velocità massima che raggiunge la nostra mini moto. Siamo sui 180, 240. Oh mio Dio, non vedi che arriva ai 300, 300, 310, ragazzi, arriva, no, sui 310, no, arriva sui 300 km orari. Madonna mia, che bolide che abbiamo in mano, questa sarebbe una mini moto, manco una moto normale raggiunge i 300 km orari. Mamma mia, ragazzi, Simon ha fatto un lavoro con i controcazzi, scusate la parola, ma quando ce vo, ha fatto un lavoraccio. Guardate che mini moto spettacolare, ragazzi, mamma mia, è spettacolare. Ma sia per quanto riguarda la velocità, per il design, esattamente come la volevo io, come ovviamente la Ferrari e la Lamborghini di papà e della mamma. Cioè, guardate, è una bomba. E poi anche la manovrabilità, vabbè, come si dice,
Cioè sì, è proprio fatta bene. Ditemi nei commenti se vi piace, perché Ronaldo Junior penso che ora dovremmo tornare comunque indietro. Quindi fai una sana inversione a U, è un po' rischiosa, però va bene. 100 km orari per Ronaldo Junior e la sua mini moto della Supreme in collaborazione con Louis Vuitton. Mamma mia, Ronaldo Junior, che velocità, ragazzi! Anche se dovresti rallentare, perché queste velocità non si fanno mai, ragazzi, né nella realtà né su GTA. Perché se azzuppiamo poi sono cazzi, quindi. Raga, che ora è? Sono le 13:25, ci abbiamo messo più o meno un mezz'oretta 45 minuti. Papà, sei un grande! Sono tornato! È la cosa più epica del mondo! Scusate, scusate. Ragazzi, è stupenda. Cioè, per Ronaldo Junior è stupenda. Cioè, adesso io preferirei questa a una Lamborghini. Quella che è la sesto elemento che ci ha regalato papà, perché è veramente bella. Finalmente, finalmente, finalmente il nostro Ronaldo Junior è felice. E adesso saremo forse sicuri che non prenderà la Lamborghini Supreme né qualche altra cosa, perché ha la sua mini moto che comunque per la sua età è spettacolare, oltre ad avere la Smart. Quindi, video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Soprattutto commentate dicendomi se vi è piaciuto il video e se vi è piaciuta la nuova mini moto Supreme del nostro Ronaldo Junior, la stessa colorazione della Lambo e della Ferrari. Detto questo, vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali, come questa qui, super edizione imitata, e quelle con Ronaldo e Ronaldo Junior della vita reale da calciatore. Per essere salutati da me e dal nostro Ronaldo Junior in tutti i prossimi video, trovate il mio Instagram sempre in descrizione. Quindi mi raccomando, venitemi a seguire, così ragazzi posso salutarvi e posso anche fargli spoiler sui prossimi video. Quindi, Ome Gozzo vi aspetta, fatelo per me. Dai, fatelo per me, ragazzi. Vi aspetto. Emo gli sta dicendo tutto, che non deve andare veloce di qua, di là, ma Ronaldo Junior penso non stia ascoltando niente. Sta solo ringraziando sua madre e suo padre e chiedendo scusa per il danno che ha fatto là. Vabbè, quindi, per questo video è tutto, ragazzi. Qua Ome Gozzo, Ronaldo Junior super felice, e se beccamo al prossimo video. Ciao!